Cari amiche e cari amici di Barba Sofia, benvenute e benvenuti al secondo appuntamento con Blaise Pascal. Oggi affronteremo il tema della fede e il tema del Dio, del Dio pascaliano, un Dio nascosto, di un Dio che si è nascosto e che l'uomo con fede deve provare a cercare e poi vedremo insieme la celebre scommessa su Dio di Pascal, la scommessa sull'esistenza di Dio che conviene appunto compiere, Dio una scommessa sempre e comunque vincente, la scommessa su Dio. Nel primo video potete trovare l'analisi esistenziale di Pascal, l'analisi sulle condizioni dell'uomo. Nel primo video potete anche trovare la vita di Pascal, il rapporto con il padre, l'incontro con Gian dunque la svolta radicale, la conversione, la notte di fuoco il 23 novembre del 1654. Dunque nel primo video vi ho presentato la vita di Pascal. E in modo particolare la svolta religiosa di Pascal e la dicotomia esprit de geometrie e esprit de finesse, e anche vi ho analizzato l'esistenza umana dal punto di vista di Pascal: l'esistenza come fuga, divertissement l'uomo come mediana tra l'infinitamente piccolo e l'infinitamente grande, l'amor proprio come tentativo dell'uomo di coprire. Il vuoto dell'esistenza, di negare la ricerca della verità di fronte appunto alle paure e alle, alle, alle preoccupazioni che genera la ricerca della verità, e del senso della vita. Ora vediamo invece insieme il tema della fede, della ragionevolezza del cristianesimo e della scommessa su Dio. Iniziamo. Secondo Pascal, di fronte al senso della vita nulla può l'esprit di geometria di fronte al senso della vita la matematica, le scienze tacciano, si ammutoliscono la forza dell'esprit di de geometria che ha liberato l'uomo ha emancipato l'uomo con strumenti tecnici con sapere tecnico la forza dell'esprit di de geometria che ha elevato l'uomo all'uomo nella medicina ha elevato l'uomo nella medicina ha elevato l'uomo nella matematica, nella fisica, nell'astronomia ha elevato l'uomo nel dominio anche sulla natura Bacone, Cartesio ebbene l'esprit di geometria di fronte a questa potenza rispetto alla matematicità della natura rispetto alla comprensione matematica del mondo ebbene l'esprit di geometria nulla può di fronte al senso della vita, l'esprit di geometria nulla può di fronte alla ricerca del senso ultimo del nostro vivere eh, nel mondo. E dunque la matematica e la geometria tacciono. I filosofi hanno provato a superare queste difficoltà, le impotenze delle scienze di fronte al senso della vita, elaborando, elaborando un Dio della razionalità il dio degli scienziati degli filosofi hanno provato i filosofi di fronte all'abisso che si apre di fronte a noi all'abisso verso cui ci conduce la ricerca del senso della vita hanno provato i filosofi gli scienziati a dare vita anche a una versione razionale di dio hanno prodotto un dio dei filosofi, degli scienziati compatibile con la, con la religione. Hanno dunque provato a rendere il Dio razionalmente comprensibile. Ma tutto questo è stato vano, perché la sola filosofia possibile, secondo Pascale, è quella che ammette l'impotenza, la debolezza dell'uomo di fronte a un mistero così misterioso e dunque l'unico atteggiamento razionale possibile è un atteggiamento razionale che tenga profondamente presente il limite dell'uomo, il limite invalicabile dell'uomo, le debolezze invalicabili dell'uomo. L'uomo non è un essere onnipotente. Molto bello questo passaggio di Pascal. Secondo Pascal l'uomo deve sempre ricordarsi, l'uomo scienziato, medico, l'uomo architetto, ingegnere, l'uomo filosofo, l'uomo economista, politico, l'uomo anche nell'esercizio delle sue conoscenze e competenze forti, elevate, l'uomo deve sempre ricordarsi i limiti invalicabili della sua natura. L'uomo deve sempre ricordarsi le debolezze della condizione umana, appunto, mediana, tra l'infinitamente piccolo e l'infinitamente grande. Se l'uomo dimentica i limiti della propria natura, se l'uomo pretende di oltrepassarli con boria, arroganza, supponenza o con stupidità, rischia di precipitare in vacuità, in inutilità o in pericoli, nei pericoli di volersi sostituire a Dio, di volersi sostituire alla vita e tutti i misteri ad essa connessa. La vita è sempre più chiarificata dalle scienze, noi oggi potremmo dire in ottica anche di proporre il Pascal al, ai nostri tempi, però rimane sempre l'aspetto del senso del vivere e in questo Pascal ci potrebbe comunque sempre ricordare che pretendere di scientificare, scientificizzare, scientificare, matematizzare. Il senso della vita non porta da nessuna parte, l'uomo deve immergersi, secondo Pascal, nell'indeterminatezza del senso, della ricerca, del nostro essere fragile, del nostro, del nostro arrabattarci nel mondo. E dunque bisogna ammettere che l'unica filosofia possibile è la filosofia della razionalità entro i limiti della ragione umana. Una razionalità che accetta i limiti della razionalità, una razionalità che accetta appunto le fragilità della stessa natura umana. E secondo Pascal bisogna, in maniera razionale e ragionevole, rivolgersi per capire il senso ultimo della vita alla religione. Ecco la svolta di Pascal. Bisogna rivolgersi alla, alla religione, tra tutte le religioni la più ragionevole è quella cristiana. Parla Pascal di ragionevolezza del cristianesimo, perché? Perché il cristianesimo riesce a rendere conto al contempo dell'ambiguità della natura umana. Il cristianesimo è quello che meglio coglie la natura umana. Nella Bibbia vi è scritto, dice Pascal, che Dio ha fatto l'uomo ad immagine e somiglianza di esso. E dunque l'uomo è potente, assomiglia a Dio. Dio lo ha fatto a sua immagine e somiglianza. Dunque l'uomo è un animale potente, con la ragione, con la mano, con la tecnica, la sapienza, le competenze. È l'uomo che naviga, è l'uomo che scopre la medicina la matematica è l'uomo delle scienze delle leggi l'uomo della filosofia l'uomo dell'architettura della pittura è l'uomo che si avvicina a dio alla perfezione senza mai pienamente coglierla ma dall'altro lato la ragione cristiana ci ricorda che l'uomo è adamo è adamo che pecca è adamo che cade nella tentazione è adamo che non riconosce limiti e dunque è strafottente un Adamo che pretende di andare dove Dio non vuole che egli vada. Pertanto è un uomo ambiguo, Adamo fragile, Avrebbe tutto, ma non gli basta quello che ha, perché vorrebbe forse quel qualcosino in più. Dunque, non ha tutto, non ha l'onnipotenza. Dovrebbe accettare una grande sapienza e conoscenza senza però voler arrivare all'onnipotenza, che è tipica di Dio. Invece, è tirato dal demonio, dal diavolo, dall'angelo caduto, da Lucifero, dal serpente, con sempre chiaramente questo ruolo di, di tentatrice. Attribuito, affiliato ovviamente ad Eva in una narrazione mitica a sfondo, ovviamente maschilista. Però, detto questo, è detta che è un'analisi storica che, che a Pascal manca eh? vedremo poi Spinoza come invece sa liberare la narrazione biblica da, dalla veridicità anche teologica dicendo che la teologia deve occuparsi di narrazioni non antropomorfizzate fatte a, a, a specchio e a immagine dell'uomo dove è chiaro, una narrazione che ci racconta dell'uomo, l'uomo che racconta Dio Pascal rimane invece verso la Bibbia in un atteggiamento di sacralità ci dice la Bibbia ci racconta l'uomo in immagine di Dio ma anche l'uomo che cade L'uomo che pecca, l'uomo dunque che è, è un re decaduto. Bellissima l'immagine di Pascal. Eravamo re nel giardino dell'Eden, eravamo re nel paradiso, siamo caduti, siamo caduti, siamo re decaduti, siamo re che hanno perso il paradiso. Ogni tanto ci ricordiamo l'antica nobiltà, ogni tanto ci ricordiamo. Gli splendori passati abbiamo nostalgia di Dio, nostalgia di quello che eravamo, del nostro rapporto con Dio. Ecco dunque la funzione del peccato originale. Il peccato originale ci ha portato ad una dimensione no, di tragicità, di, di miseria. E questa condizione di miseria ci fa riscoprire la bellezza del Dio perduto, ci porta alla nostalgia della perfezione, ci porta a andare a cercare Dio. Ma la condizione di miseria umana, di dolore, il fatto che noi moriamo, il fatto che moriamo in guerra. Ma le guerre sono politiche, potremmo evitarle. Potremmo rispondere così a Pascal: il fatto che noi moriamo di malattie, ma più la scienza progredisce. Meno le malattie ci colpiranno, potremmo così rispondere a Pascal. Però è tanto vero che Pascal ci risponderebbe che moriamo comunque, e dunque la, la vita ha questo limite, ha questo dolore, ha questo passaggio inevitabile. E poi è tanto vero che l'uomo compie il male, il dolore, uccide la morte, la sofferenza, le depressioni, tutta una serie di tematiche connesse alla gira dell'uomo. E dunque l'uomo, in questa condizione di essere violento, di essere animali anche che si è imbruttito e dunque la condizione di peccato in cui l'uomo immerso ci porta a ricercare Dio, un Dio che ci ha lasciati, un Dio che ci ha abbandonati, un Dio perduto, un Dio che si nasconde tra le pieghe del mondo e bisogna andare a ricercare Dio, a esplorare il mondo per trovare Dio, per trovare i segni di Dio. E dunque bisogna ritrovare quel Dio perduto. Il Dio ha comunicato poi a noi attraverso i profeti, dirà, e attraverso il suo figlio. E bisogna tornare a ricercare Gesù, a ricercare la parola di, Dio, di Gesù e viverla nella quotidianità. Il cristianesimo è un'alternativa ragionevole, ci dice Pascal. È ragionevole perché ci ricorda che siamo potenti ma anche deboli, che siamo, che siamo potenti ma deboli, non siamo onnipotenti e non siamo maledetti, siamo a metà tra il peccato che abbiamo commesso e la possibilità di redenzione. Ecco la ragionevolezza. Possiamo volare ma poi cadiamo a terra, eh? possiamo ragionare ma poi rimaniamo ancorati a una dimensione limitata e sensibile. Eh? Vogliamo, ma dove i piedi per terra? Questo è, questo è l'uomo, è il Dio che si nasconde, è il perno proprio, il Dio nascosto, è il perno della religione per Pascal, è il perno proprio della teologia pascaliana, non saper trovare i piccoli segni di Dio un Dio che si manifesta anche nelle piccole cose con piccoli segnali e va ritrovato. E quello è il Dio della speranza, il Dio del, 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 della rinascita, del ritorno dell'uomo ad una consapevolezza del suo vivere. Un uomo che ricerca il senso della vita attraverso appunto il mistero, il mistero di Dio. E dunque il cristianesimo è razionale, ragionevole. Non è la razionalità del Dio di San Tommaso, del Dio di Anselmo, ma anche del dio di Cartesio. Il dio di Cartesio è morto quel dio lì. Dimostrare Dio perché è perfetto e dunque non può non esistere, non è Dio, Dio non si manifesta nella, nella sua esistenza per una dimostrazione appunto. Eh, Matematico-geometrica, come fu Giranice Spinosa, Dio va ricercato nel mistero della natura, va ricercato nei momenti della solitudine, della disperazione. Quando siamo disperati, emerge Dio, ma non perché emerge perché fa comodo, no. E la disperazione è, è bello, sembra facile, Pascal, ma ha gli aspetti complessi. Non è poiché siamo disperati cerchiamo Dio, è nella disperazione che emerge Dio, proprio perché noi siamo incompleti, ci direbbe, è la nostra incompletezza una testimonianza dell'esistenza di Dio, e il nostro dolore una testimonianza dell'esistenza di Dio, lì c'è Dio perché l'uomo, non essendo completo, va a ritrovare la nostalgia della completezza, se c'è questa nostalgia vuol dire che l'essere di Dio c'è. Cioè, dunque si manifesta anche nel nostro dolore, nella nostra solitudine, le nostre angosce che ci portano a viaggiare, a spalancare le porte verso Dio, che per, per Pascale è la salvezza. Qui la filosofia si fa religione, qui la filosofia si fa almeno anelito, slancio religioso, la, la, religio, la, la filosofia si fa filosofia religiosa, si fa in intima teologia perché poi è un Dio anche molto intimo non vuol dire un Dio personale non tendiamoci. ma un Dio intimo vuol dire che è un Dio che va ritrovato dentro di noi attraverso il, che il dolore, attraverso il rapporto con noi stessi attraverso al, al, la messa in esame della nostra vita il rapporto con il male, con il peccato dunque un Dio inquieto, un Dio nascosto ma è un Dio su cui bisogna avere la forza di scommettere allora usciamo, andiamo in ricevitoria e scommettiamo Scommettiamo su Dio e perché? Perché conviene scommettere su Dio che non sulla non esistenza di Dio? Partiamo dalla seconda opzione. Esco e vado in ricevitoria e scommetto sulla non esistenza di Dio. E vinco, cioè Dio non esiste. Cosa ho vinto? Niente, perché Dio non esiste, okay. ci sono io. Che cosa ho perso? Se invece non ho vinto, cioè se Dio esiste, ho perso tutto. Scommettere su Dio che non esiste, se vinco non vinco niente, Dio non esiste, c'è quello che c'è, niente, oltre Dio, oltre l'uomo, oltre la natura. Se invece ho perso la scommessa, cioè Dio esiste, ho perso Dio, ho perso la salvezza, ho perso la risurrezione, ho perso il perdono dei peccati, ho perso il più grande dei beni. Io invece esco di casa, vado alla ricevitoria e chiedo, vorrei giocare sull'esistenza di Dio. Se vinco, ho vinto tutto, perché se Dio c'è, io ho vinto tutto. Dunque, se vinco, vinco l'eternità, il perdono, la salvezza, l'intimità di Dio, la beatitudine. Invece, se perdo, cosa perdo? Cioè, Dio non esiste. Non perdo niente, per continuo a avere la vita che ho qua nel mondo. Dunque, conviene, uno può dire, ma hai perso in realtà. I beni, ma che beni sono? Sono beni effimeri. Tra perdere dei beni effimeri e perdere la salvezza eterna, non c'è ovviamente rapporto, non c'è dubbio su cosa sia indispensabile, razionale, ragionevole, utile, intelligente, conveniente fare. Bisogna scommettere sull'esistenza di Dio. Scommetto sull'esistenza di Dio. Se vinco, vingo tutto, se perdo, perdo poco. Scommetto sulla non esistenza di Dio. Se vinco, vinco poco, se perdo, perdo tutto. E dunque, se scommettere sull'esistenza di Dio a partire dal calcolo delle probabilità è una via da perseguire, le probabilità ci dicono che conviene assolutamente scommettere sull'esistenza di Dio. Lo rispiego per chi. Avessi perso dei passaggi, scommetto sulla non esistenza di Dio, vinco, non vinco niente, perdo, cioè Dio esiste, perdo tutto, perdo la salvezza. Scommetto sull'esistenza di Dio, se vinco, vinco tutto, se perdo, perdo il mondo effimero, il mondo volatile, il mondo sensibile, cioè perdo poco. Uno può ribadire invece: perdi tanti. Quello è l'unico grande mondo. Hai rinunciato. Dunque, per Pasquale, una scommessa sempre vinta: se vinco, vinco tutto, se perdo, perdo poco niente. Dunque, conviene scommettere sull'esistenza di Dio perché è meglio perdere le cose effimere, caduche del mondo, che perdere la beatitudine, la salvezza, le... la rinascita, l'eternità di Dio. Ecco dunque perché è ragionevole conveniente, razionale, scommettere sull'esistenza di Dio. Questa è appunto la celebre scommessa di Pascal. La fede dunque è un atto di probabilità? No, questa è una dimostrazione probabilistica che però non ha a che fare poi con il calcolo delle probabilità puro matematico come di fatto ha studiato Pascal prima della sua grande conversione. È un'argomentazione che partendo dal calcolo delle probabilità vuole dire all'uomo di scegliere la fede. Conviene scegliere la fede, cioè di fronte al mistero della vita rimettiti a Dio. Scegli Dio. Scegliere Dio cosa vuol dire? Quanti sono dei temi tanto poi cari anche a Kierkegaard, ma sono i temi tipici di Agostino. La fede è dono. Dunque scegliere Dio vuol dire mettersi nelle condizioni di essere scelto da Dio. Cioè Dio è mistero, avere fede vuol dire avvicinarsi a Dio. La fede è un dono, non è l'uomo che si salva attraverso le sue opere, l'uomo si abbandona a Dio e Dio poi si concede a pochi. La fede è un dono che Dio concede a pochi. La maggior parte degli uomini non trovano la fede, non hanno la fede o hanno una fede posticcia, di convenienza, la fede dello sposarsi in chiesa. Perché così fanno i nobili, perché così è bello, la fede di chi pensa di salvarsi, salvare l'anima, di non andare nell'inferno. La fede è un qualcosa di troppo serio per essere ridotta a, appunto, ad una convenienza, ad una utilità. Vedete che poi al di là del calcolo delle probabilità, del gioco, della scommessa, la fede per Pasquale è qualcosa di intimo, il Dio è nascosto. È un Dio che va ritrovato, che va cercato. Pochi hanno l'animo in grado di trovare Dio. Poi è Dio che si manifesta, ma Dio deve essere visto. Dio si nasconde, servono gli occhi per vedere Dio. Bisogna allenare la vista per vedere Dio. Bisogna allenarsi per avere fede. E poi Dio si concede a pochi. Pascal è il teorico di una fede dell'impegno, di una fede rig rigorosa, contro una fede, direi, direi oggi da supermercato contro una fede della convenienza, dell'utilità, dell dell'abitudine, del rito. Poi Pascal ci dice va bene, gli automatismi, i riti, e poi moderati in questo servono, regolano la nostra società, la nostra comunità di cristiani, ma la fede non si esaurisce nel rito. La fede è ben oltre il rito, la fede non è abitudine. Se avete l'abitudine alla fede, forse quella non è più autentica fede, perché la fede deve scuoterti la fede ti deve far anche star male, la fede ti deve far soffrire perché? perché la fede nasce dalle inquietudini, nasce dall'incertezza nasce dal dramma del peccato, dalla condizione di uomo come mediana della condizione de, 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 dell'uomo come dolore, sofferenza, come inquietudine lì nasce la fede, la fede della convenienza, dell'utilità, della tradizione, dell'abitudine la fede del quieto vivere non è, un, non è una vera fede, quella è una fede appunto pagliativa, che va a coprire su un vuoto esistenziale. Pascal è dunque una voce originale, è una voce in parte fuori dal coro, in un Seicento, in un XVI secolo che esalta la ragione, ragione meccanica, materialistica, Hobbes. Ragione razionalista panteistica, Spinoza, ragione matematica, Cartesio, ragione empirica, John Sebastian Locke, poi Hume, John Locke, John, John Locke, ok? Da a Spinoza, Cartesio, Galileo, Baccone, tutti grandi esaltatori della ragione con idee di ragione diverse. E in questo canto della ragione, che è forse un canto delle sirene per Pascal. Che illudono che la ragione possa portarci a verità, certezza, salvezza, c'è la ragione mite di Pascal, ragione mite, l'esprit di geometria tanto può fare nella medicina, nella matematica, nell'ingegneria, tanto può fare nel calcolo, nella realtà oggettiva, ma tanto taci di fronte al senso della vita, tanto fa un passo indietro questa ragione di fronte alla ricerca della verità. E quando la ragione fa un passo indietro emerge, emerge la religione ragionevole, emerge la fede, emerge la scommessa su Dio, emerge la percezione di un uomo fragile che in questo mondo a partire dal peccato va alla ricerca di un Dio che è una salvezza. La salvezza è vicino a noi ma anche lontano da noi, è in mezzo a noi ma si nasconde a noi. La salvezza è dunque per pochi, per po coloro che riescono a mettersi in cammino verso di esse e la salvezza è per chi ha l'orecchio per ascoltare, la vista per vedere e si è allenato alla fragilità, alla piccolezza delle cose, ad andare oltre l'apparenza. È dunque una fede lontana da quella dei gesuiti, è una fede lontana dai muscoli, è una fede lontana dalle omelie, dalle prediche, dagli obblighi, dall'inquisizione, ma una fede che nasce dal dolore, dall'inquietudine, nasce dalle nostre debolezze, nasce dalla nostalgia che abbiamo verso Dio. Dio si manifesta come nostalgia della perfezione, nostalgia di un qualcosa di grande che c'è, che forse noi no, abbiamo dentro, che dobbiamo ritrovare. Siamo Re ma il re è caduto in miseria. Siamo vicini a Dio, ma siamo crollati, okay? Siamo eroi, ma siamo caduti in una condizione poi di debolezza umana. Dunque il re decaduto, l'eroe ammaccato, eh, l'anima fragile, questo è l'uomo nel suo pellegrinare sulla terra, usiamo l'immagine di Agostino nel suo essere una, una valle di lacrime e dalla valle di lacrime si esce con un atto di umiltà, con un atto di fede, con un atto anche di fragilità, di ammissione di impotenza. L'unica filosofia è quella, dentro i limiti della ragione umana, e che si apre nelle pieghe, nella fessura di una fede, di una fede intima, di una fede lacerata, di una fede appunto che va ricercata tenendo conto che essa poi è un dono divino.